Bene, allora benvenuti a tutti, budoiesi e non. Ringrazio della vostra presenza e soprattutto ringrazio prima Locure che ci ha dato di nuovo questa possibilità di fare un paio di eventi assieme e poi soprattutto il dottor Fulvio Mattioli, no, che è qui, che ci racconterà dell'economia. Abbiamo già avuto alcuni scambi, speriamo che parli soprattutto di economia del Friuli Venezia Giulia e come saremo il prossimo anno e dove stiamo andando. Mi pare che si sta andando molto male, tra l'altro, no? Ecco. Ma poi anche magari cerchiamo di colloquiare. Cerchiamo di avere uno scambio. Almeno noi. Lascio a Mattia di presentare Fulvio. Ringrazio Paolo che è sempre disponibile a darci una mano. Bene, Bodoia racconta, mi è arrivato quest'anno alla quarta edizione, noi siamo contentissimi di proseguire questa collaborazione con il comune di Bodoia che in questo degli anni ci ha sempre riservato molte soddisfazioni. Saluto anche quelli che decideranno di seguirci online in diretta o magari si recupereranno tutto l'incontro una volta che avranno un'oretta di tempo libero, che non fa mai male. Questo ciclo del 2023 abbiamo deciso di concentrarci insieme su due presentazioni di libri che riguardano in maniera particolare il Friuli, nella sua interezza di territorio. La prossima settimana parleremo di Friuli, rinascita e montagna, e questa settimana, sempre rimanendo un po' sul punto di vista economico, abbiamo come ospite Fulvio Mattioli, economista, che parlerà specialmente di quello che tratta il suo ultimo libro, Oltre la Valle Economy, Vita, Speranza, Risurrezione, Discesa Economica del Friuli. Speriamo di poterne parlare in maniera approfondita nella prossima ora. Non rubo altro tempo, ringrazio nuovamente tutti i presenti, sia fisici che online, e buon incontro e buona Bodoia racconta del 2023. Dimenticavo l'ultima cosa. Noi siamo un'associazione di volontari, contributi più o meno arrivano, riusciamo sempre a tirare avanti. Se qualcuno volesse offrirsi un caffè, c'è sempre la musigna all'ingresso, che se alla fine della serata è un po' più piena, siamo tutti più contenti. Grazie mille. Allora, piacere di incontrarvi. Io partirei in questo modo. Insomma, io mi chiamo Fulvio Mattioli, io non sono giovanissimo, quindi insomma è un po' una quarantina d'anni che mi occupo di questa benedetta economia che a me piace tanto e che non è quello che si pensa di solito, una scienza sociale, quindi che sbaglia e che è assolutamente perfettibile, non è una scienza triste. Dovrebbe essere un qualcosa che permette a tutti di vivere e quindi agli occupati, ai disoccupati, agli immigrati economici, a quelli non economici, agli anziani di godere del welfare, alle imprese di poter crescere, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché insomma non mi pare scontato affatto. Questo liberismo di questi ultimi vent'anni propone una visione dell'economia che è avanti tutta i forti e indietro tutti i deboli. Una visione dell'economia molto settaria, molto autarchica. Mi pare che il nostro rapporto con l'Europa sia sempre piuttosto conflittuale. E temo purtroppo che nei prossimi mesi lo sarà mostruosamente di più, per un motivo molto semplice, perché la nostra crescita economica va giù e quindi conseguentemente il nostro debito va su, perché è un rapporto, no? Non è un valore assoluto quello del debito, il debito della Germania è molto più alto. Il problema vero è che se tu fai una frazione e metti il debito sopra e la ricchezza, il PIL che produci sotto, insomma conta la velocità relative, no? Di questi due. E se vanno tutti nella stessa direzione, in salita, cioè aumentano, ribadio deve crescere di più il PIL e così ti puoi spendere anche più soldi e in realtà il rapporto diminuisce.
volevo fare, diciamo, soltanto due robe di quadro e poi calare al nostro Friuli Venezia Giulia. Il quadro qual è? Il quadro è stato di un'Europa che verso l'Italia è stata assolutamente, come dire, comprensiva e generosa. Io la Next Generation EU la interpreto in questo modo, rispetto a un'Europa nella quale il tema era stringere la cinghia del debito pubblico e basta, beh, è stata un'inversione di tendenza assolutamente a 360 gradi. Sicuramente questa von der Leyen è stata molto diversa, insomma, dalla Merkel. Quindi ci ha dato fiducia, ha dato un mucchio di risorse, una parte delle quali regalate. Cioè, tenetevele, non compaiono nemmeno nel debito pubblico, non ce le dovete restituire, non dovete darci degli interessi sopra. Una parte consistente, la parte più cicciona dei paesi che si sono divisi questa strategia comunitaria, e poi una parte di prestiti, che dice mo te li presto, quindi vuol dire che me li ritorni, ma praticamente a tasso zero. 0,1, 0,1, 0,2, quindi insomma, dei prestiti che ci hanno fatto comodo. Il fronteggiamento è stata la crisi pandemica del 2020, lì a livello europeo ci sono spaventati tutti, perché anche le previsioni erano peggiori di quelle che poi sono state, anche dal punto di vista economico sto parlando naturalmente, e dal punto di vista sociale conosciamo tutti, insomma, le sofferenze che questa cosa ha portato. E l'idea qual era? Beh, insomma, due fasi in sostanza come risultato di questa strategia espansiva, finalmente, europea. L'idea qual era? Riprendersi, quindi una ripresa dalla botta tremenda del 2020, siamo scesi come PIL a livello italiano del 9%, quindi insomma è una cosa notevole, come essersi persi il Veneto e l'Emilia Romagna assieme come economia, tanto per capirci. L'idea era si riparte, e poi è venuto fuori questo nuovo termine, un po' da elettricisti credo, della resilienza, no? Quindi prima la ripresa, poi la resilienza. La resilienza che roba è? È una roba di questo tipo: nella fase di ripresa tu hai crescita del PIL notevole, quindi diretto prodotto dall'economia, poi però nel medio e lungo termine cerchi di mantenere, se non è quella l'entità, ma diciamo qualcosa di significativo, di consistente. Come è andata la roba per adesso? Beh, diciamo alla flessione del 9% a livello italiano del 2020, anche gli altri naturalmente i paesi hanno pesato la botta, 2021 siamo cresciuti del 7%, 2022 del 3,7%, 2023 questo, la stima è dello 0,7%. Questa è la stima sui primi 9 mesi di quest'anno, su dati diciamo reali. 0,7% dici, ah miseria, c'è una rovina piccola, piccola, piccola. Per il prossimo anno il Fondo Monetario, che è un po' meno ottimista, diciamo, del nostro governo, dice uno 0,7-0,6, 0, qualcosa, insomma, cioè torniamo a una situazione pre-pandemica ancora più misera. Questo è lo scenario che abbiamo di fronte, e, da un punto di vista economico, con tutti gli impatti sociali che questa cosa provoca. Dico ancora due robe per dare l'idea dei numeri. Siccome ho detto che l'economia non è un fatto soltanto di finanza, ma è un qualcosa che ha un impatto notevole nella società, beh, l'ultimo rapporto Istat sulla povertà, che è uscito mi pare il 25 ottobre, indica per il 2022 5,7 milioni di indigenti, che non sono soltanto quelli, nel senso che poi ci sono pure i poveri relativi, e questi altri sono 8 milioni e qualcosa. Cioè vuol dire che in Italia le persone a rischio di povertà, qualcuno questo rischio l'ha già superato, come avete capito, perché gli indigenti ormai, diciamo, non rischiano, sono indigenti, beh, abbiamo qualcosa come 14 milioni di persone, vuol dire una su quattro. Questa è la prospettiva. Scusate perché sono un po' scomodato. E dicevo prima, l'economia deve essere
deve essere un'opportunità per tutti, anche per chi sta peggio. La vicenda del reddito di cittadinanza, se volete la approfondiamo, altrimenti no, ma io diciamo ci tengo, perché noi eravamo gli unici con la Grecia a non avere una politica di fronteggiamento da parte dello Stato del fenomeno della povertà. Tutti gli Stati europei, dell'Unione Europea, ne hanno una diversa, secondo dei casi, con più o meno generosa, ma ce l'hanno. Ed è una politica stabile nel tempo, in cui lo Stato dice io mi occupo di queste persone. Tra l'altro io lo considero un investimento come economista, perché i soldi spesi a fronteggiamento della povertà vengono spesi dai poveri, perché sennò non sarebbero poveri. Dal 1 aprile 2019, in cui è stato varato il reddito di cittadinanza, al 31 dicembre 2022 sono stati spesi 20 miliardi per questa misura. Nel 2020, questo per darvi un'idea di come la politica economica sceglie e discrimina i propri interventi, fa le proprie scelte in sostanza, abbiamo speso qualcosa come 23 miliardi per i ristori alle imprese. Il termine ristoro è come ristorante, dice ti do della roba però diversamente dal ristorante non me la paghi, sono dei regali. Beh, una parte notevole di questi ristori alle imprese sono finiti in banca, perché non avevano bisogno di essere ristorati. Molte di queste imprese, infatti, anzi tutte, gli avevamo già tolto il costo del lavoro. Tanta cassa integrazione per tutti. Comunque se vuoi il microfono, puoi andare dietro. Io è che non sto bene detto. Col microfono che è un po' pesante, per cui forse devi andare dietro il tavolo. È più pesante. Dicevo, 23 miliardi buttati in questo modo, una settantina che a Firenze è giunta peraltro, è semplicemente, come dire, per tenersi buoni i propri elettori, io questo, mentre dall'altra parte abbiamo famiglie che devono sbarcare il lunario. Diciamo, il reddito di cittadinanza può essere migliorato, ma è importante che l'economia sia anche un momento di coesione, non è solo un momento di sviluppo economico, è anche un momento di coesione sociale. La coesione sociale non è accentuare gli squilibri, è cercare, come dire, di avvicinare, no? Chi sta molto meglio, chi sta peggio. E l'altro problema grosso che io vedo è stato un po' del palo in frasca, ma dopo, insomma, in qualche modo tornerò sul, ci sarà un impatto sul futuro anche per questo. E questo ragionamento dell'autonomia differenziata, che io trovo sia come dire, un ragionamento assolutamente che va contro la coesione sociale, mettiamola così, e che mi pare un argomento di estrazione di massa, che tra l'altro non verrà mai approvata perché ha bisogno di una certa maggioranza in Parlamento, che non c'è, e dall'altra parte spero che non avvenga perché è assolutamente tremendo, ma magari su questo tema ci torniamo. L'altro problema grosso è che vedo comunque il rapporto con l'Unione Europea, con l'Unione Europea, sarà sempre più conflittuale. E questo credo che sia un grosso problema per noi, perché non so come andrà a finire. Un ultimo tema che vorrei introdurre, che in realtà è quasi triplo, è quello della demografia. Diciamo, la decrescita economica dell'Italia, gli unici con la Grecia, tanto per capirci, dalla grande crisi in poi, tanto per capirci, dal 2008 possiamo scansionare in questo modo l'evoluzione dell'economia e della società. 2008-2013, grande crisi, ricordate la botta del 2009, la caduta forte, che però in Italia si è mantenuta tale per 7 anni. Fino al 2013, il 2014 è stato l'anno della crescita zero, mentre prima era negativa. 7 anni di crescita, come 7 anni di disgrazie. Cioè, da una botta di un anno, di 2 anni ti riprendi, da 7 anni, diciamo, ti cambia, no? La struttura dell'economia. Poi dal 2015
2015-2019 c'è stata quella che io chiamo la mini ripresina economica, una ripresa tra cagnotta che ha recuperato solo in parte quello che avevamo perso prima, poi c'è stata la crisi pandemica del 2020 e poi 2021-22, diciamo la ripresa che vi dicevo prima, 2023, la resilienza che per ora non c'è e non si vede, 2024 molto probabilmente non ci sarà e non si vedrà, questo diciamo il tema. La crisi demografica ha come risvolto, diciamo, la crisi economica, così come l'aumento della povertà. Io da economista, voglio dire, non pratico la psicologia e cose di questo tipo. Tra l'altro tenete presente che nel 2008 avevamo 1,8 milioni di poveri, di indigenti, e nel 2022 ne abbiamo 5,7 milioni. Non credo che ci siano problemi, tanto problemi psicologici quanto problemi di mancanza di lavoro. Cosa che magari mi stupisce, perché quando si dice, i mass media ti dicono, beh, l'occupazione è tornata ai livelli del 2008, pre-grande crisi. Voi capite, voi siete veneti o friulani? Così mi dico. Perché ogni tanto sono con l'intercalare che mi parla. Stavo dicendo, sì, è vero, il numero degli occupati è quello del 2008. Il problema vero è che il numero degli occupati invece è calato mostruosamente, quindi quello che distribuisce è miseria, lavoro mal pagato, lavoro precario, in particolare a chi? E qui siamo cattivissimi, ai nostri figli e ai nostri nipoti, cioè al nostro futuro, che insomma diventa un po' un problema, no? Anche. E difatti, diciamo, il disequilibrio forte che si sta manifestando in economia è tra un decremento demografico, che vuol dire pochi giovani, in particolare in questi due ultimi anni l'abbiamo visto, no? Con numeri spaventosi di decrescita, ma anche calo delle persone in età lavorativa, 15-64 anni, il che, diciamo, un universo dal quale io pesco con gli occupati, che danno il peso alla mia economia. Quindi se ho un peso calante delle persone in età lavorativa e quindi degli occupati, avrò un'economia che diventa sempre più piccola. Dall'altra parte, però, che cosa ho? Ho un numero di splendidi anziani, viene detto la categoria, per quello insomma un po' mi sento da quella parte, e mostruosa crescita. Allora uno dice, sta bilancia in cui ho meno economia e più fabbisogni di welfare, come pensiamo che stia in piedi? Se poi aggiungiamo il fatto che qualcuno voleva costruire muri, e anche qui in Friuli Venezia Giulia, per arginare l'arrivo degli immigrati, ambiguamente intesi, perché uno va detto soltanto profughi, rifugiati, ma parlavo anche di quelli economici perché non mi piaceva, e uno dice qualche problema mi rimane. Perché questa cosa qui non si capisce come si risolve questo equilibrio tra i due lati della bilancia, anche perché i nostri giovani, e molti di questi a livello italiano sono oltre 700.000 italiani espatriati netti, cioè facendo la differenza tra quelli che tornano italiani e quelli che se ne vanno, noi negli ultimi 12 anni abbiamo perso 700.000 persone. Perché se ne vanno questi? Non credo che si possa dire, come si dice, per reddito di cittadinanza, perché sono poltron divanisti. Se ne vanno perché dici quello che gli offri fa schifo, andando molto all'essenza. Quello che gli offri è talmente povero che addirittura non riusciamo neanche a trarre, non solo i nostri figli, che sicuramente insomma li avremo tirati su con qualche esigenza in più, oltre che con diverse capacità anche in più, credo. Ma insomma, non siamo più attraenti nemmeno per gli immigrati economici, e questo è un tema tremendo, perché noi continuiamo a pensare come 20 anni fa, dice beh, questi hanno bisogno di tutto, muori, sanno fare poco ma li paghiamo niente, e quindi diciamo risolviamo. Questo è quello che ha pensato sia le imprese che le famiglie, no? Dalle badanti ai mestieri nei quali occupiamo i nostri immigrati economici, li occupiamo tutti, sono quelli lì che noi lasciamo scoperto, no? Fondamentalmente, e questo è il punto vero.
allora dice l'avvenire, il futuro è grigio, perché è un futuro fatto di vecchietti, di sempre meno giovani e di essere sempre meno attraenti anche verso gli immigrati economici. Tutta questa vicenda qui è condivisa dal Friulense a Giulia. Ora io so che lo slogan è l'autonomia speciale, però l'autonomia speciale non ci rende speciali, né speciali né gente unica. Sulla storia della gente unica a me sono sempre venuti i brividi, perché uno dice ma unico può anche essere pericoloso, come fai ad attrarre i turisti con uno slogan del genere? Difatti non riusciamo ad attrarre i turisti. In regione c'è chi pensa che vivremo di cuochi, camerieri, di bottegari, ma ho l'impressione che questa roba qui non funziona, perché il nostro turismo è un turismo... Parlo di questo perché abbiamo un assessore regionale che io riferisco soltanto al turismo, perché diciamo le attività produttive non ho visto mai fare niente, ma al di là della battuta abbiamo un turismo di due tipi, un turismo che definirei ricco e sta nell'area triestina. E perché è ricco? Beh, perché fa di alberghi 5 stelle, 4 stelle, di occupazione stabile, di gente ben retribuita, di manifestazioni che vengono fatte per incrementare sempre più l'afflusso di turisti. Pensate che negli ultimi 20 anni in Friuli Venezia Giulia le presenze turistiche, che è il numero di turisti che noi abbiamo moltiplicato per i giorni di permanenza, sono calate di qualcosina, un paio di punti percentuali. In Trentino si sono moltiplicate del 60%, oltre ad essere 5 volte più importanti rispetto alle nostre. Quindi là capisco che si debba vivere, si debba in gran parte di turismo e di quello che comunque sta connesso a lui, perché non è che il turista vive di gloria, no? Gli vivi tutta una serie beni e servizi. Ma il turismo friulano è un turismo, in termini tecnici io definirei spiegato, perché è come dire un turismo da rendita edilizia. Qui abbiamo ancora il 30% di affittacamere, di affitta appartamenti che devono far rendere cose costruite 60 anni fa, con idea vecchia come il cucco, no? Quindi sì. Tenendo presente poi, concludo sta roba sul turismo, ma insomma vedendo un po' il dibattito economico ha la sua importanza, il turismo poi alla fine, in Friuli Venezia Giulia conta il 4% del PIL, che non mi pare una roba mostruosa, cioè lo stesso che contava 20 anni fa. Ma insomma, sta gente unica, no? Non funziona nemmeno in questo campo. Quello che invece siamo riusciti a fare è perdere molta manifattura. Molta manifattura, cosa vuol dire? Vuol dire stipendi stabili, fissi e quelli più ben pagati, in sostanza. E oltre, diciamo, le altre componenti quali sono? Sono il terziario pubblico, scusate, il pubblico impiego, che in calo mostruoso abbiamo perso 500.000 dipendenti pubblici in Italia, e si vede. Anche si vede in tanti modi, e anche per il fatto che dobbiamo fare sempre questi confronti con queste app dannatissime, che poi alla fine se ci fanno pure incazzare se non ce lo vedono. Quindi questi 500.000 dipendenti pubblici meno si vedono. Perché qualcuno dice, questo l'ho scritto nel libro, quello diciamo di livello italiano, beh, dice andiamo a vedere dove abbiamo tagliato questi 500.000 e vediamo se abbiamo fatto bene a tagliarli. La motivazione qual era? Dice, noi abbiamo troppi dipendenti pubblici. Nel libro propongo un confronto con i principali paesi europei e viene fuori che non è così. Cioè, non è una questione di, come dire, di simpatie, è una questione di numeri. Non è vero. La percentuale di dipendenti pubblici sul totale dell'economia è addirittura inferiore a quella della Francia sicuramente e di diversi altri stati. Tenete presente che in economia, voglio aggiungere questa cosa qui, l'economia funziona tirata da due cavalli, il cavallo pubblico e il cavallo privato. Indipendentemente dalle simpatie che abbiamo, e indipendentemente dalla colorazione politica, la Francia, per dirne una,
il 66% del PIL che produce viene dal versante pubblico, e sicuramente questi non sono né comunisti, né socialisti, né marxisti, insomma, no? Hanno un'idea di Stato diversa dalla nostra, semplicemente, che riflette la loro cultura, bla 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 bla, però voglio dire, questo rapporto tra i due cavalli ci deve stare. E in Italia che succede? Succede che se il cavallo privato è un po' un brocco, nel senso che non cresce. Quello pubblico l'abbiamo fatto diventare un pony, perché insomma gli abbiamo tagliato via 500-600 mila dipendenti su 3 milioni e mezzo. La somma di queste due robe non è simpatica, no? Dopo, il fatto che il cavallo pubblico e il cavallo privato siano più forti da una parte e dall'altra, beh, da cosa dipende? Dipende dal fatto se tu hai degli imprenditori, tanti imprenditori e bravi imprenditori, è ovvio, no? E la Francia ha fatto i suoi conti, ha detto, ma insomma, forse è meglio che mi do da fare io come Stato, ma perché la roba è scarsa. In Italia non ci siamo convinti di questo. Per cui pensiamo di risolvere col privato, ma in realtà a questo punto non è un privato che cresce, diciamo, per meriti propri. In genere cerca di fregare il pubblico. Pensate ai Benetton, no? Autostrade, eccetera, eccetera. Quindi insomma, un dibattito, quello che vedo io, è piuttosto ideologico, mentre in realtà io vorrei avere due culetri e due, diciamo, cavalli di razza, tanto qui pubblico, tanto qui privato. Sarebbe, diciamo, la crescita dell'economia, sarebbe magari con più tasse, avremmo più welfare da pagare. Autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia. Autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia, beh, insomma, dicevo prima, l'autonomia di per sé non ci fa né speciali né gente unica. Siamo stati speciali, in realtà, perché è uno strumento, fondamentalmente. Se lo usi bene, funziona, se lo usi male diventa un problema. Noi cosa abbiamo fatto? Beh, sicuramente per 20 anni lo abbiamo utilizzato molto bene. Quindi dal 65, diciamo almeno fino all'85, siamo stati bravissimi, perché siamo passati dal sottosviluppo al benessere, o comunque a uno sviluppo diffuso. Abbiamo vinto una sfida del terremoto, unici in Italia peraltro, non c'è un'altra ricostruzione che è stata realizzata, ma abbiamo fatto la Friulia che ha contribuito allo sviluppo economico, abbiamo fatto la sanità di primo ordine fino a 20 anni fa. I più giovani non se la ricordano, mi ricordo la nostra sanità era un fiore all'occhiello, ma nelle statistiche, sia quelle private ma anche quelle pubbliche, beh, insomma, siamo in coda, in sostanza, siamo retrocessi velocemente nel corso di questi ultimi 10 anni. E non abbiamo retto la sfida del Covid, abbiamo retto molto male, insomma. Nonostante che la sanità sia una parte considerevole del bilancio regionale. Dopodiché cosa abbiamo fatto? Dall'85 in poi abbiamo vissuto di rendita sulle glorie del passato, insomma, su queste realizzazioni che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatte tante, perché non so, abbiamo fatto le zone industriali, di livello regionale, di livello comunale, insomma, tenete presente che il nostro sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia è molto più ben organizzato e ha un impatto sull'ambiente molto migliore rispetto a quello del Veneto, per esempio, dove la convivenza tra attività produttive e civili, insomma, è di gran lunga peggiore. Quindi insomma, abbiamo fatto delle realizzazioni importanti. E quello che io vedo è che negli ultimi 20 anni invece c'è stato un declino assolutamente tremendo, mostruoso, l'uso della specialità. Io in un libro che ho scritto 7 anni fa e che ho chiamato Rilancia Friuli, l'ho chiamato Rilancia Friuli perché Friuli poi la parte che è stata più colpita da questa decrescita infelice, non perché io voglia male a Trieste, io anzi sono per copiare il modello triestino. Se i friulani avessero un'idea, una identità propria, un progetto di crescita propria, ben venga, non deve essere contro Trieste. Trieste ha il suo modello di crescita, l'ha individuato dopo 30-40 anni di difficoltà, naturalmente, perché non stava in una zona ricca, in una zona a confine povero, no? Politico, ideologico, eccetera, anche povero.
sua collocazione. Ripeto, Trieste cresce di un 6% in questi 20 anni. La provincia di Udine, io vengo da lì, insomma, mi fa male di più che di quella del Pordenone, la provincia di Udine è cara di un 14% il proprio PIL. Voi immaginate nel nostro portafoglio di perdere 14 euro su 100, non è simpatica la nostra roba, più del Mezzogiorno d'Italia. E ci isoliamo sempre di più, tra l'altro abbiamo una Confindustria unita da sola, voi sapete che invece voi siete assieme tra i Confindustria. Questo ti dà l'idea del grado di anche di apertura, è chiaro che voi siete fortunati perché insomma... Io vi riprendete. Diciamo sono inferiore alle nostre, però io sarei anche per fare, come dire, una coalizione degli sfigati e diciamo per questo l'idea era Rilancia Friuli, perché questa diciamo alleanza politica Trieste Pordenone ci ha portato solo disgrazie, ma questa è una valutazione che diciamo non rientra nei numeri economici, rientra un po' nelle politiche che sono state attuate. E dopodiché so benissimo che Pordenone deve sempre, insomma, il suo papà, diciamo odio per questo papà di quando Udine, insomma, Udine e Pordenone stavano, diciamo, nella stessa area, la capitale ha sempre voluto essere Udine, quindi c'è ancora questo conflitto che io spero venga superato, ma non è ancora all'orizzonte questa cosa qui. Perché dico questa cosa? Perché abbiamo molto più in comune noi, il Rilancio per esempio della manifattura deve avvenire nell'area friulana, Trieste se ne frega della manifattura, anzi meno ne ha e meno è. Quando aveva l'industria pesante era bruttissima da vedere, no? Quella è una roba che sta sul mare, vive di terziario, vive di mare, cioè è un altro mondo, no? È un altro pezzo, quindi ognuno ha la sua missione. Che abbiamo fatto in questi ultimi 10-15 anni? Secondo me abbiamo sprecato tante occasioni. Qui la colpa è sempre stata data allo Stato, no? Che ci ha preso i soldi per la crisi del bilancio statale. In parte è vero, cioè ce l'ha chiesto, d'altronde voglio dire, i soldi si vanno a prendere dove ci sono, non dove non ci sono. Però noi abbiamo sprecato, io facevo un rapido calcolo, qualcosa come 10 miliardi in questi ultimi 12 anni. E dici, come abbiamo sprecato questi 10 miliardi? Beh, si sta subito a fare un conto. Pensate che per il finanziamento della terza corsia della 4, che abbiamo detto, facciamo noi, un'idea assolutamente balzana, tu sei in affitto su una cosa dello Stato e fai l'investimento a titolo tuo. Cioè, dove sei vista una roba del genere? Come se voi aveste una casa in affitto e diciamo, adesso faccio un condominio e che pensi di? Dici, ci abbiamo messo i ritardi dei lavori è perché non li avevamo tutti questi soldi naturalmente, ma sono 3 miliardi che vengono pagati dalle casse dal bilancio della Regione Florenza Giulia. L'accordo Tondo-Tremonti del 2010 sul federalismo fiscale, in cui il Friuli Venezia Giulia si è impegnato a pagare 370 milioni l'anno, da allora, 2010, hanno finito, per ora ci è costato 3 miliardi e 700 milioni. E poi ce ne sono altri, diciamo, di livello minore, un medio credito, i buchi di bilancio, 6-700 milioni, il comparto unico del pubblico impiego, 6-700 milioni. Diciamo che abbiamo buttato ad ortiche 10 miliardi che potevano essere utilizzati invece alla Trentina, cioè con investimenti per valorizzare la propria identità, le proprie capacità, le proprie missioni. 10 miliardi su 10 anni vuol dire, è come aver saltato 2 bilanci, non è una cosa da poco. Quindi sull'autonomia io torno al discorso di prima e dico, beh, insomma, se la usiamo bene teniamocela l'autonomia speciale, se no diamogliela su allo Stato, se non siamo capaci di gestire la sanità torniamogliela. Non vorrei avervi avvilito troppo. Però, diciamo, quando abbiamo fatto i conti per il terremoto, non è che abbiamo detto speriamo che me la cavo. La prima cosa che abbiamo fatto è, dice, facciamo i conti di
di quanto ci costa questa disgrazia, no? Abbiamo fatto i conti dei danni subiti in quel momento e di quelli di processo addirittura. E abbiamo convinto lo Stato che eravamo in grado di, come dire, impegnare bene i soldi che ci ha dato. Quindi, che cosa avevamo? Abbiamo fatto la conta dei danni e abbiamo utilizzato delle politiche di fronteggiamento, di superamento. Bene, male, si poteva fare meglio? Certamente sì, però rimane sempre il fatto che siamo stati gli unici ad aver realizzato la ricostruzione. Io mi immaginerei una autonomia regionale che fa i conti delle, come dire, dei buchi che ha fatto finora e comincia a ragionare su come allocare le risorse per investimenti strategici, cosa che non si sta facendo assolutamente. I soldi vengono spesi così, insomma, sul PNR, la parte che ci compete, tenete presente, per esempio, faccio degli esempi semplici, 170 milioni verranno messi per i nuovi uffici regionali a Trieste. Servono? Già ci stanno da qualche parte, continuate, no? Che ce ne viene allora come futuro da questa roba? Ci sarà un po' di lavoro edilizio per gli altri, probabilmente, perché tanto noi di operai edili ne abbiamo pochissimi, e dopodiché non continuerà nel tempo, non ci sarà nessuna resilienza, no, di questo investimento. 460 milioni per il porto di Trieste, io non so per fare cosa, francamente, ma insomma può darsi che ci sia la zona logistica, eccetera, eccetera, però se non c'è l'impresa diventa un problema. Se ti perdi le imprese industriali e via discorrendo, insomma, non c'è un'idea di sviluppo futuro. Cioè, d'altronde, se l'assessore al turismo parla di cuochi, camerieri e il mio presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, che non è Agrusti in questo caso, che è solo vice, quindi la colpa è del nostro, parla di bottegai dove Udine, se tu la vai a girare, diciamo, mezza vuota, diciamo, è sconsolante, no? Ma non solo per un economista, basta una persona qualsiasi. Io mi fermerei un secondo qui, avrei altre disgrazie da raccontare. Non so, per esempio, i piccoli comuni, no? Come Rilancia Friuli abbiamo fatto un convegno l'anno scorso, nel quale abbiamo fatto un conto dei dipendenti dei comuni del Friuli Venezia e Giulia, e tu scopri che negli ultimi 10 anni ne abbiamo persi 2.000 su 10.000. Però lasciando dei comuni, quelli più piccoli, addirittura sguarniti, cioè con addirittura uno c'è con una persona sola. È cambiata molto. No, Budoia sta bene, devo dire la verità. Budoia sono andato a guardare perché ne avete 13 o 14, giusto? Ne abbiamo sulla carta 16, cioè siamo full noi altri, sì. No? Anche se uno è in comando, eccetera, vabbè. Ma ci sono problemi molto grossi sui comuni montani, sì. Sulla montagna. Beh, sì, sì, ma non solo, sì. E comunque questo vuol dire che rinuncia a una presenza istituzionale, che è assolutamente indecente, certo. Una cosa di questo tipo. No? Abbiamo fatto 4 riforme sugli enti locali e mi fa di capire che ci accingiamo a una quinta che non so dove ci porterà. Ma questo era per elevare il nostro tasso di simpatia, il mio tasso di simpatia. Diamo un po', nel senso che... Sì, ma adesso che ci hai fatto questo quadro... Tiriamoci su. Un aereo, no? Che nota positiva. Sì. Nota positiva, vorrei dire. Quali sono le prospettive, diciamo, a 5 anni? La demografia, sappiamo bene, l'hai detto anche tu, come sta andando, no? E mi fa di capire, stasera vedevo in TV il bilancio provvisionale della regione, no? 5 miliardi e qualcosa, ma non vedo un'idea complessiva, no? di Friuli, un'idea che prenda in esame la demografia, ma anche, che so, le piccole e medie industrie, i poli industriali, non ce la vedo, no? Il turismo, hai già detto tu, quindi dove andremo a parare? Diciamo che di qui a 20 anni saremo più piccoli del Trentino come popolazione. Il che vuol dire, sono anche loro, no? Autonomia speciale, che forse se avessimo le idee chiare come loro, sulla loro prospettiva, sulla loro identità, probabilmente potremmo, come dire,
andare a braccetto con loro anziché a questo punto andare in seguimento. Il tema è... Tanto gli abbiamo venduto la popolare di Cividale, no? Tanto per cominciare. Sì, abbiamo anche rifiutato a Udine un'acciaieria con 1.400 dipendenti, un investimento da 2 miliardi e 4. Io con il Lancia Friuli ho sempre tenuto una posizione di questo tipo. Andiamo a vedere che cosa ci dicono gli studi rispetto all'impatto ambientale, economico, sociale, perché è corretto, no? Qualcosa del genere. Tenendo presente il fatto che la localizzazione è in una zona industriale, non è in una laguna blu, per capirci. Dopodiché la localizzazione poteva essere spostata di 300-400 metri rispetto effettivamente a quello che era stato ipotizzato nella punta sud di questa zona industriale, che è vuota. Abbiamo pure un terreno agricolo all'interno, cioè una roba veramente indecente, spendiamo un po' di soldi ad attrezziarla, ed è venuto fuori dagli studi dell'Università di Udine e Trieste che in realtà l'impatto ambientale non avrebbe aggiunto, diciamo, problemi rispetto a quelli, alle emissioni, eccetera, eccetera, rispetto alla struttura già insediata. Uno dice, ma allora perché no? C'è l'assessore al turismo che dice che non va bene, insomma. Quindi, questo per dire che cosa? Non c'è un luogo dove si propone un'analisi corretta della situazione. È possibile? Non è possibile non avere una idea condivisa dello stato di fatto. È giusto litigare in termini poi di politiche economiche su come affrontare quella situazione, su come andare oltre, perché ognuno, diciamo, avrà i suoi punti di vista. Ma su un'analisi trovo incredibile che non si possa, no, andare d'accordo. Cioè, voglio dire, alla fine gli indicatori sono quelli, dici, l'economia è cresciuta o no? Non è cresciuta. L'industria, la deindustrializzazione c'è stata? Sì. Sono gli stipendi buoni, li vogliamo ancora oppure no? Gli occupati? Gli occupati lavorano più o meno, fanno lavori da schifo. Per cui le persone ci fuggono, i giovani, si diceva prima, e gli immigrati voglio dire, non vengono più. Il welfare possiamo continuare a tagliare quanto vogliamo, però voglio dire, si diceva all'inizio, quella bilancia pende sempre più dalla parte del fabbisogno di welfare in aumento. E se la tua economia va fuori, cosa fai? Dipendi sempre più dallo Stato? Che autonomia è una roba del genere? L'autonomia richiede soldi? Ma i soldi li chiedono tutti allo Stato, c'è la fila, no? E quindi manca un luogo dove si produce conoscenza e soprattutto manca un luogo nel quale si progetta il futuro. Chiamiamolo Comitato Regionale dell'Economia al Lavoro, diamogli il titolo che vogliamo, ma un luogo in cui la politica si confronta e trova, diciamo, un punto di caduta manca. E io di questo sento l'esigenza, no? Invece si vive a spot, fondamentalmente. Anche gli studi che vengono prodotti, non so, gli studi che produce la regione sono le stime prometeia, per dire, che Cappella del 200%, perché insomma la sfera di cristallo non ce la dica nessuno. Dovresti essere tu come regione che, come dire, ha una propria struttura nella quale si analizza gli andamenti. Vuoi diventare sempre più vecchio? Vuoi tenerti i tuoi giovani? Vuoi avere una sanità che funziona meglio? Ci parti dal... Io francamente non so più come raccontarla sta roba. Vuoi una autonomia coesa? Beh, abbiamo 200.000 persone a rischio di povertà in Friuli Venezia Giulia, siamo una regione speciale, abbiamo un mucchio di soldi, perché non fai un intervento antipovertà e lo affidi ai comuni, ad opportuna aggregazione di comuni, agli ambiti ad esempio, no? Che sono, è l'unica cosa che c'è rimasta alla fin fine, perché il passaggio delle varie riforme degli enti locali ha prodotto soltanto macerie e macerie, no? L'ultima cosa ha prodotto? Ha prodotto, ricordate, no? Quella del 2019, che istituiva le comunità. Quali sono state istituite? Gli soliti poveri obbligati, che sono quelli di montagna,
nostra giù la collinare, e poi ne ha prodotte altre 5-6, cioè praticamente alla fine ha messo assieme il 25% della popolazione regionale, cioè l'altro è stato il 5%. Scusi, posso fare una domanda? Prego. No, lei prima ha detto, facendo un po' l'escursus storico per arrivare appunto ai giorni nostri, ha fatto un po' la storia, insomma, della nostra regione. E ha detto che più o meno poi fino agli anni 80-85 abbiamo fatto delle cose buone, no? Sì. Poi non le abbiamo più fatte. Bene, allora, eravamo regione autonomia speciale prima, lo siamo tuttora. Allora, le chiedo, a questo punto che cos'è? È un problema di persone, è un problema politico, di come la gente porta avanti le cose, perché quello che ha descritto adesso della nostra regione lo vedo che va di pari passo con quello nazionale. Cioè, se qui mancano dei piani e mancano delle vocazioni per fare determinate cose, per muovere l'economia, o mancano dei piani organici per avere uno sviluppo, per puntare a quelle cose che sono abbandonate, parlo di istruzione, parlo di giovani, parlo di tante cose, mi pare che a livello nazionale siano uguali. Quindi se viaggiamo su questo livello mediocre, basso mediocre, a livello regionale e andiamo di parità solo quello nazionale, forse è un problema di persone, un problema politico. Cioè non penso che manchino le leggi e gli strumenti, quelli ce ne abbiamo di leggi abbiamo tante. E gli strumenti ne abbiamo anche vecchi bacucchi, perché per esempio per gli strumenti della nostra autonomia, alcuni ne accennavo prima, no? Friuli, Medio Credito, Inform, Estim, Siel, cioè sono, beh, sono strumenti che hanno 50-60 anni. Insomma, si guarda allo specchio e dice 50-60 anni il mondo è cambiato, forse dovremmo cambiare, anche adeguare questi strumenti ai cambiamenti. Ma la roba che dice lei, secondo me, esula dal campo semplicemente economico, io la vedo un po' così. E qui c'è stata una delega in bianco della società civile che al politico gli ha detto fai quello che ti pare, che tanto a me non me ne frega niente della politica. Quindi quello deve prendersela anche solo con i politici, come dire, in realtà può prendersela con se stessi. E non c'è questa partecipazione, no? Perché chi ha... Perché abbiamo partorito buone cose e abbiamo fatto lo sviluppo nei primi 20 anni? Perché comunque c'era una partecipazione della gente, no? I partiti politici erano partiti che comunque si confrontavano con le persone, con i territori e trovavano, erano costretti poi a trovare delle sintesi, ma erano in qualche modo, avevano chiari gli interessi, i bisogni, le domande, perché le persone gliele dicevano, no? Li tiravano per la giacchetta. Io credo che il problema vero è questa delega in bianco. Dopodiché è facile trovare il colpevole, dice o è il politico, o è l'immigrato che ci porta via il lavoro, o è l'Unione Europea che non ci vuole bene, non ci capisce. Il problema è sempre l'altro. Temo che il problema sia ricostituire, mi pare assolutamente difficile, invece un meccanismo di partecipazione in qualche modo, così che poi anche i meccanismi di selezione all'interno del mondo politico tornino ad essere, come dire, più controllati, più trasparenti, no? Più responsabili, credo, ma insomma non è che posso, credo che abbiamo qui anche dei politici, sicuramente possono parlare meglio di me, ma la delega in bianco io credo che sia il problema fondamentale. Che se uno tu gli dici fai quello che ti pare, dopo non puoi lamentarti. No, ma la disintermediazione fra la politica e la società civile, e la mancata confronto anche con gli organi rappresentativi, con le categorie, è stato un obiettivo politico di questi anni. Per cui in realtà, al di là di un concetto generico di partecipazione che certamente c'è stato negli anni successivi al terremoto, ma parliamo di un'epoca geologica rispetto al mondo di oggi, è mancata tutta una serie di, secondo me, di confronti anche con le categorie nelle quali ci fosse, adesso si sarebbero, e tu hai dato talmente tanti come dire, provocazioni, spunti, eccetera, che ci sarebbero
tantissime cose da dire, già interessanti che tu hai detto, ma certamente guardiamo gli ultimi 5 anni. Io rispetto a un assessore che si è occupato di turismo nella migliore delle ipotesi, io non ho sentito una voce industriale, non da Budoia, ma un industriale dire, cioè fino al momento dell'acciaieria all'Orsacorno e della presa di posizione di Benedetti, fino a quel momento non ho sentito, se non plausi per la quantità stratosferica di risorse distribuite a, una volta c'era la pubblicità, c'era il seminatore, come agricoltura. Per essere democratici, io devo dire che anche il sindacato non ha detto no, stia di categorie, niente. Non le ho viste. Oggi ho partecipato sui contratti e nemmeno sui salari. Oggi ho partecipato a un incontro organizzato dalla CGIL di Udine sull'autonomia regionale come strumento di sviluppo e di coesione. Beh, insomma, si sono lamentati oggi del fatto che sarebbe stato opportuno avere questa acciaieria e il sindacato. E io è andato a Piombino, insomma, tanto per capirci. Sicuramente la faranno. Assunzioni là. La lo faranno, bella, perché vista. Tra l'altro hanno il problema di 400-500 casse integrati che sarebbero riassorbiti proprio nel settore. E comunque sono più sgagli noi, dai, mettiamola così. Però, insomma, qualcuno mi ha detto, ma Mattioli, cioè, a sto sindacato che vorrei fare questo convegno, perché non gli dici che si occupi di fare un bello sciopero per pensioni, stipendi, poveri? Io ho cercato di ridirlo, l'ho detto 2 volte, tutti hanno fatto finta di niente. Quindi voglio dire, questo problema della partecipazione e comunque di un'idea di sviluppo, la mancanza, diciamo, è condivisa. Siamo così anche tra gli attori sociali, insomma, io, sì, questa cosa che dicevi tu, si vede, insomma. D'altronde, se il PNR nazionale e regionale andrà a farsi benedire, cioè non otterrà i risultati che poteva ottenere, è anche perché io capisco essere Draghi, ma non puoi essere un uomo solo al comando, no? Ci deve essere qualcuno che ti dà, come dire, degli input, dei suggerimenti. Confindustria ha detto faremo noi il nostro PNR, l'avete visto voi? Nessuno l'ha visto. Quindi sì, e diciamo che c'è questa mancanza di portatori di interessi e di visioni anche dal versante territoriale, categoriale, e questo, diciamo, porta nulla a nulla. Io non l'uomo solo al comando, beh, insomma, potremmo arruolare la Merkel adesso che è in pensione, io lo farei subito, francamente. Ma al di là delle battute, insomma, il problema che abbiamo mi pare notevole. Per quanto riguarda la Friuli-Venezia Giulia, abbiamo questa situazione che è veramente sconcertante, in cui per un paio d'anni avremo una dotazione di risorse al di fuori del normale e che butteremo le ortiche, questo è tragico. Faranno l'ovo via, mi pare, che è uno degli argomenti più interessanti del momento, è l'ovo via. Lì c'era la concorrenza tra ovo via, anche, volevamo fare anche a Udine e anche a Gorizia, quella di Trieste, che è stata appaltata per un investimento ad alto valore aggiunto. Quella di Trieste, 59 milioni, produrrà 2 milioni e mezzo di perdite l'anno. Questo è, diciamo, il progetto di fattibilità che è stato approvato. Cioè, che vi posso dire? Cioè, adesso ho avuto i capelli bianchi, ma anche più di dire, come dire, di fare la rassegna delle sfide, dei problemi e del dire cerchiamo, no, delle soluzioni, non si può fare. Quali sarebbero le soluzioni? Beh, a me piacerebbe avere una politica per il turismo, che sia una vera politica del turismo, perché in Friuli c'è questa necessità, sia quello marino che quello montano, perché abbiamo perso in una maniera mostruosa quello montano, praticamente azzerato. E abbiamo una politica dell'agricoltura che non esiste, e dovevamo fare la riforma della legge sull'agricoltura.
cultura e non è stata fatta. E la valorizzazione della cultura, a cui lei e altri siti UNESCO, la fondazione, lì, dove la vedete voi? Se andate in Francia, vi fanno vedere in un parco Leonardo da Vinci dentro un castelletto, una roba di 20 metri quadri con quattro teloni dove proiettano delle robe e quattro macchine di Leonardo che sono state appaltate all'IBM e gliela fate. E noi che abbiamo fatto Leonardo? Una nostra di niente. Cioè, vuol dire, diamoci da fare, no? La politica industriale, facciamola. Io, uno dei problemi che noi abbiamo è che i nostri imprenditori sono sempre di meno. Troppo, abbandonano per tanti motivi. Perché non facciamo una legge in cui incentiviamo le aggregazioni di impresa, ad esempio? L'Emilia Romagna è stata fatta, ha funzionato, da noi nemmeno se ne parla. Cioè, io vedo tante cose che si possono fare, assolutamente. Vogliamo portare un po' di imprese in regione? Andiamocele a cercare. Però se vieni fuori dopo, come è stato per il gruppo Danieli Metinvest, che dici che sono lì e poi li cacci via, dici diventa un problema, no? O comunque diglielo subito, questa roba è andata avanti 2 anni e mezzo. Non è... E perché un crono spanno subito? Cioè, cosa mi fa, cosa mi date a pensare dal punto di vista della politica industriale? Che nell'Ausacorno, che è una zona mostruosa della provincia di Udine, non c'era mai nessuno. Che dice che se non ce l'ha fatta un gruppo ucraino multinazionale e un gruppo multinazionale con materiali, chi ce la può fare? Nessuno. Nessuno. L'assessore dice non investiamo 250 milioni, sono tanti. Cioè io sì, posso solo raccontare, diciamo, fare un po' un elenco delle situazioni che esistono. E le aree industriali noi le abbiamo, beh, le vostre della provincia di Pordenone sono belle, anche piene per dire la verità, ma ne abbiamo di vuote noi. Non maniamo. Ma è una domanda cattiva forse. E i soldi appunto non mancano, lo dicevi PNRR. In questo momento. Ma io rimango onestamente anche sempre sconcertato rispetto alle cifre della concertazione e la scelta di non usare quei soldi da parte della regione per investimenti ad alto valore aggiunto, ma di in qualche modo ridistribuirli in maniera a pioggia, definirei a pioggia. Certo, ci sono dei meccanismi di legge, per carità, che bisogna anche seguire, ma si potrebbero fare scelte ben diverse. Vedo appunto province autonome che tu citi spesso, Trentino, Alto Adige, che fanno delle scelte assolutamente diverse di bilancio regionale in quanto ad investimenti ad alto valore aggiunto, sia nel cosiddetto terziario avanzato che anche in investimenti infrastrutturali. Cosa potremmo fare immediatamente qualora qualcuno scendesse con una bacchetta magica e dicesse rivediamo il bilancio regionale per fare in modo che di recuperare nel medio-lungo perlomeno qualche punto di PIL? Le cose che ho detto prima, cioè partire dalla situazione di fatto e organizzare politiche e territorio. Io sono per un intervento, diciamo, di valorizzazione dei territori. Io sarei, cioè, questo, diciamo. Allora, mettiamo così, la ricostruzione, il benessere l'abbiamo fatto con il ruolo dei comuni, importantissimo. I comuni li abbiamo indeboliti, la regione l'abbiamo rafforzata, abbiamo perso 2.000 dipendenti comunali, ma in realtà abbiamo 4.000 e passa dipendenti della regione Friuli Venezia Giulia, che sono una volta e mezza quelli della regione Lombardia. Regione Lombardia che è 8 volte più grande della regione Friuli Venezia Giulia. Vi dice qualcosa? Pensate di avere queste risorse all'interno dei comuni? Beh, per esempio, dei 600 milioni che il PNR Friuli Venezia Giulia attribuisce ai comuni, molto probabilmente non verranno spesi che una parte misera di quei 600 milioni. Perché? Perché i comuni non sono nemmeno in grado di progettare.
società, non hanno le persone per farlo. Questo è, diciamo, l'andazzo. Mi pare che sui 600 milioni forse ne sono stati presentati progetti per 100, mi diceva oggi Morettuzzo. L'andazzo che non so. Quindi, cioè, saranno soldi che dovremmo restituire, tanto per capirci. Cioè, uno dice, che facciamo? Cominciamo a fare la lista di tutte le cose che possiamo fare, cosa volete che vi dica io? La formazione professionale, per esempio, uno dei temi che sta venendo fuori è che adesso, di punto in bianco, cioè da 2 anni a questa parte, il nostro sistema produttivo ha bisogno di lavoratori, scienziati, ultra... Mentre prima andavano bene i sottopagati e generici, adesso saranno tutti dei geni. Beh, se non ci sono, formiamoli. In Friuli Venezia Giulia abbiamo 60.000 persone inoccupate, cioè non inoccupate, inutilizzate, che è la somma di disoccupati più scoraggiati. Di questi 60.000 li vogliamo buttare a mare? Oppure li vogliamo, come dire, includere da un punto di vista professionale e sociale? E dopo viene fuori la discussione sui minori non accompagnati, dici che dovremmo formarli. Quanti sono? 50, 60, 100, 200? Facciamo, non mi pare per un problema, ma io ho un problema di numeri grossi, no? Perché se devo tenere in piedi quella bilancia di cui si diceva prima, ho bisogno di decine di migliaia di persone, non di centinaia. Attrezziamoci, non lo stiamo facendo. Beh, voi diciamo, comincia di Pordenone, in questo siete un po' più bravi, però diciamo... Il collegamento è con le scuole esistenti, che comunque professionali, che comunque producono numeri piccoli ancora, no? Io ho bisogno di rimettere in circolo a livello macro quei 60.000 di cui dicevo prima. E facciamo una politica per questa cosa qui. Non serve mica tanti soldi, con 200 milioni combini una cosa di questo tipo. E non è una cifra, la recuperi dal Fondo Sociale Europeo delle risorse che hai già, invece di buttarle via in altro modo. Cioè, le idee, secondo me, le cose che si potrebbero fare sono tantissime, tutte quelle che non facciamo. Io non vedo, diciamo, la programmazione un po' in nessun ambito. Tenete presente che, forse l'ho già detto, ma la NADEF e il DEF del Friuli Venezia Giulia, che sono, diciamo, scimmiottano quello nazionale, quindi, diciamo, i documenti che vengono prima della legge di bilancio, insomma, una specie di programmazione un po' più generica, beh, da noi partono sempre considerando 5 anni, 5 anni di previsioni. Uno dice, ma insomma, la previsione sul futuro, d'accordo, dice, ma da dove parti? Non è indifferente che parti da meno 5 o da più 5, no? Per cento, ad esempio, e quali sono i settori che ti permettono di avere meno 5 o più 5% di reddito, di PIL. Non abbiamo neanche questo, non abbiamo mai fatto una programmazione ormai da 20 anni a questa parte. Prima in qualche modo c'era, un po' spannometrica, ma c'era. Non so, dovete chiedere un po' ai politici anche questa roba. Io posso soltanto fare, diciamo, dare degli stimoli, no? Per gli elenchi. Sì, perché scusi, poi alla fine chi è che le porterà queste cose? Beh, non è certo il povero economista. Appunto, non è il povero economista. Cioè, dire, e chi è dentro, poi chi è dentro le istituzioni, chi è dentro il governo, poi chiaramente, come diceva lei, sottolineava giustamente, devono essere anche le altre parti sociali che si rendono attive. Cioè, io che sono una partita IVA e che giro aziende dalla mattina alla sera, mi trovo esempi virtuosi di aziende che magari hanno create tra di loro piccole unioni, no? Unioni di impresa che partecipano a varie iniziative, che rilanciano. Però, ecco, forse questo è il problema, sono tutte iniziative singole, ci sono tante iniziative singole, anche di valore, che però non sono coordinate, cioè mancano delle aggregazioni, manca un qualcuno che, come diceva Zeno, potrebbe essere un centro di programmazione delle attività. Diciamo che dovrei avere un'idea, almeno come politico, delle filiere, no, che voglio rafforzare nella mia regione, in questo caso nella mia provincia. E richiamare, diciamo, i pezzi che mi mancano dall'esterno e poi adeguare, diciamo, i piccoli, per esempio, che in qualche modo si fanno trainare anche, no, dalle figlie.
organizzata in qualche modo questa cosa, certo, qui non può essere che si mettano assieme in maniera volontaristica quattro di loro. Non ha funzionato per i comuni, non funziona nemmeno per le aggregazioni di impresa, però possiamo fare una politica sull'aggregazione di impresa, perché non lo facciamo? Ci mettiamo un po' di quattrini, anziché buttare i soldi in ristori alle imprese, li buttiamo sugli investimenti come si è sempre fatto. Cioè, quanto costa organizzare questa filiera? Facciamo un conto dei costi di investimenti fisici, informazione, tutto quello che volete voi, in ricerca, sviluppo, eccetera, e la regione finanzia per la sua parte. Però questa cosa qui non esiste, una politica industriale in Friuli Venezia Giulia da 20 anni a questa parte. Facendo un paragone con vicino Veneto, invece parlato, ma giusto per capire anche, come dire, le peculiarità, insomma, c'è un trend più negativo più rispetto al Veneto e secondo lei... Sì, di gran lunga, nel senso che se noi andiamo a vedere i numeri di crescita del PIL, del prodotto interno lordo, se noi siamo calati di qualche punto, di un 4-5, il Trentino Alto Adige è cresciuto di un 18%, se non ricordo male, dal 2008, quindi recuperando diciamo, sulla fase di crisi che tutti hanno avuto, no? Più o meno. L'Emilia-Romagna a qualche punto positivo, il Veneto 1-2 punti positivi, che comunque non sono negativi, insomma. Dopodiché il Veneto è una roba un po' grandina, perché sono 4,6 milioni, no, di persone, e quindi diciamo anche al suo interno c'è il nord e il sud, diciamo, no, le zone più provvedite e meno, insomma, questo è tipico, è ragionevole. Ognuno ha il suo nord, il suo sud, la sua montagna, eccetera, eccetera. Però sicuramente, insomma, io penso che il Veneto sia una regione assolutamente dinamica in confronto a noi. Ecco. Voi li assomigliate un po' di più con la provincia di Pordenone, più ci spostiamo in là e più cariamo, no? Nella tristezza lugubre. Fatto salvo la provincia di Gorizia, che ha trovato questa specializzazione industriale forte, no? Della navalmeccanica, che insomma rappresenta il 70% della sua struttura industriale, tanto per capirci, quindi sì. E la monoazienda, insomma, quando voi avevate qui, no? L'Electrolux, l'era quella dei tempi di una volta, la Savio e qualche altra, insomma. No? Quindi io sarei, diciamo, per tirarsi su di morale, però voglio dire, non saprei bene, voglio dire, raccontarlo. Ci sono mille elementi per tirarsi su di morale. Sono dell'ambiente come appunto la storia di Porto Logaro, no? dell'acciaieria. Ma da questo punto di vista, quali potrebbero essere le connessioni virtuose tra economia e ambiente? Perché io ho sentito parlare molto male di questo insediamento, anche se qualcuno giustamente ci ha detto: pensiamoci un momentino prima di perdere 700-800 posti di lavoro, no? Forse anche più. Sì, erano 700 diretti più 700 di indotto, quindi 1400. Sarebbe stata anche un'opportunità per completare, diciamo, arricchire ancora la filiera interna, perché in realtà ci sono 6 aziende siderurgiche ancora lì dentro che lavorano, e quindi si sarebbe creato un polo, diciamo, un polo è sempre attrattivo, no? Cresce nel tempo. Ma allora, la compatibilità tra manifatturiero e ambiente si costruisce con un terziario ad hoc che valuta questa compatibilità. Facciamo un'azienda pubblica, pubblico-privato, che valuta appunto questa compatibilità. Noi l'abbiamo fatto in questo caso facendo fare gli studi all'università, ma insomma possiamo farlo benissimo, fare un'impresa che il mestiere fa questo e che utilizza, diciamo, gli esperti. E per quanto riguarda l'impatto ambientale di quell'investimento lì, beh, non dobbiamo pensare che l'industria siderurgica sia la Safao degli anni 50 oppure l'ABS, che comunque è già un'evoluzione, sarebbe un, non so per chi ha seguito, per bambini, un Pokémon, adesso siamo al Digimon, nel senso che
l'impatto ambientale di quella, di quell'impianto sarebbe stato assolutamente, diciamo, un decimo di quelli che sono i parametri comunitari, che sono rigorosi, quindi, diciamo, rispetto alla norma, un decimo soltanto impatterebbe per un decimo, mentre per esempio le 5 aziende che abbiamo lì all'interno fa fatica a stare dentro, avranno problemi in futuro se non fanno investimenti. Ma gli studi che dicono il contrario? Non ci sono studi che dicono il contrario, non ci sono. Nel senso che il comitato non ha mai prodotto nessuno studio. Nella presentazione degli studi non c'è mai stato un tecnico, un ingegnere, un qualcosa che ha contestato. Quindi c'è stata una valutazione di, io adesso me li sono visti, ma insomma, c'ho una testa che dimentica, ma c'erano 14 parametri di tipo ambientale, aria, vari tipi, poi c'era la valutazione dell'impatto derivante dall'escavazione che bisognava fare del canale navigabile, perché dovevano arrivare navi, diciamo, che, come dire, pescavano un po' di più rispetto agli attuali 7,5 metri, ed è stato valutato il fatto che si scavasse fino ad arrivare a una cosa costante di 9,5 metri, che era, diciamo, il minimo richiesto. E anche lì probabilmente addirittura si poteva, anzi l'ha ipotizzato l'università, se non ricordo quale dipartimento specializzato, che avrebbe contribuito a rendere sta lagunetta, che è una mezza fognetta, l'avrebbe resa forse una laguna un po' più blu, perché avrebbe portato via un po' di tutti quei residui che come chimica del Friuli abbiamo depositato per 40-50 anni, insomma, tanto per capirci. Ma è chiaro che il rispetto per l'ambiente in questi 50 anni, insomma, no? È ben altro, insomma, per fortuna, voglio dire. Io, diciamo, come economista non vedo un conflitto necessario tra ambiente e attività manifatturiera o meno. Dobbiamo trovare, diciamo, le soluzioni tecnologiche. Pensate che comunque una fonte di inquinamento notevole per quella laguna sono i tratti, mi ricordo sempre i nitriti, ma che derivano dall'agricoltura, tanto per capirci. Quindi sì, insomma, dobbiamo trovare delle soluzioni specifiche rispetto, no, a ma si può fare. In quel caso, comunque, dal punto di vista dell'impatto ambientale, nessuno ha messo in dubbio questa cosa qui, nemmeno il nostro assessore al turismo. Bini. Assessore del giornale al turismo, sì. Ha detto nessuno, beh, l'avete detto anche voi, no, sul giornale, nessuno mette in dubbio il fatto che non ci siano impatti ambientali. Ma dice, è brutta da vedere questa struttura. Dice, Signaca era 300 metri più su e non la vedeva nessun comune lagunare di questo tipo. Comunque è stata fatta una valutazione, insomma. Quello che io trovo umiliante è che gli studi fatti dall'università siano stati superati da una decisione politica assolutamente irrazionale, che ha detto valuteremo il nostro giudizio, cioè daremo il nostro giudizio sulla base degli studi che verranno presentati, perché siamo ignoranti. E poi ha detto non si fa, perché siamo ignoranti, penso io, come conseguenza logica. Quindi io non sono per un'industria da anni 50, sono per un'industria da 2030, 2040, 2050. E tenete presente che l'acciaio, tra l'altro, si farà, questo è un impianto all'avanguardia, e anzi, come dire, in qualche modo migliora l'impatto nella zona, perché lì ci saranno degli impianti. Voi sapete che vengono rilasciate delle concessioni, no, a livello comunitario per questi tipi di insediamenti, devono obbedire a certi parametri e ogni 10-15 anni i parametri si rivedono e vengono sempre, come dire, resi più stringenti, no? Ovviamente, perché si migliora sempre nel tempo. Questa, ripeto, di gran lunga li superava, li aveva abbattuti fortemente, quindi sì, insomma, era meglio chiudere qualche trappoletta alta da 50-60 addetti che abbiamo lì in zona, avremmo migliorato addirittura l'impatto complessivo, no? E comunque creato una filiera di livello internazionale sulla quale si può costruire. E le filiere, come dire,
si fanno anche sulle opportunità che ci sono. No? E voi sapete che c'è una... lo Stato italiano ha una linea in cui cerca di richiamare investimenti superiori al miliardo di investimento singolo dall'estero. E questo era il primo. Per fortuna rimarrà almeno in Italia, più o meno. Insomma, tenete presente, tra l'altro, rimanendo nel campo specifico, che noi abbiamo un fabbisogno del deficit di acciaio di 6 milioni di tonnellate. E questo, diciamo, adesso forse sbaglio la scala di grandezza, però questo investimento qui lo dimezzava. Quindi, diciamo, contribuiva al fabbisogno nazionale per un 50%. La dipendenza nell'acciaio può sembrare strano, ma come dire, è un fattore importante, così come per l'energia, insomma, no? Perché comunque l'acciaio si usa e si userà sempre. No? Dopodiché non dobbiamo produrre a qualsiasi condizione, dobbiamo produrlo in termini ragionevolmente, no? Impattanti. Prego. Sì, non ho approfondito tanto la questione di questa dove l'acciaieria. Non l'ha fatto nessuno. Comunque, al di là dell'aspetto ambientale, cioè, perché io sono convinta che si possa e si debba trovare una coesistenza tra l'industria e l'ambiente, altrimenti, come ha detto lei, una di sono tali per cui noi possiamo pensare di vivere il turismo, eccetera. Ma al di là di questo, secondo lei la impressione. Potrebbe essere che il fatto del consenso un po' alla sinistra che abbiamo adesso, cioè del consenso che i politici richiedono, ricercano, anche a brevissimo termine, a livello quasi di tweet, implica in qualche modo un po' questa quasi anticipazione di quelli che possono essere i conflitti e fa alimentare un effetto NIMBY che c'è sicuramente nel nostro paese, c'è più che in altri paesi, e che quindi questo, diciamo, diventa un po' un circolo vizioso e che bisognerebbe scardinare dalla base, probabilmente a livello anche culturale, ma non solo, ma anche magari con delle politiche di trasparenza che ancora in Italia mancano. Bisognerebbe cominciare un po' a scardinare questa diffidenza che ha il cittadino verso tutto quello che è l'installazione industriale, piuttosto che un allenamento, piuttosto che qualsiasi cosa. Sì, ma sicuramente sì, ma d'altronde questa cosa come la risolvi? Con l'informazione corretta e puntuale. Qui il tema vero è che la cosa andava avanti già da 2 anni, però non è stata spiegata alle persone. A questo punto le persone, giustamente, secondo me, a fronte di una non conoscenza, hanno detto, beh, rimaniamo con il male che siamo, no? Perché dobbiamo andare a cercare, perché dobbiamo andare a cercarci Roni? Quindi, in qualche modo, l'amministrazione è stata superata e poi la politica, come dire, poi andava a elezioni. Insomma, e torniamo al tema della partecipazione, che diceva lei. Beh, in questo caso però anche della comunicazione, perché cioè, non fare una comunicazione istituzionale. Sì, no? Sì, intendo dire non solo d'altronde, cioè, 25.000 persone che hanno detto di no hanno partecipato, no? Soltanto che l'hanno partecipato purtroppo in maniera disinformata, probabilmente, come dire, obbedendo, facendosi circuire, ma come dire, in buona fede sicuramente, da interessi alieni a quelli che erano quelli veri, insomma, tenendo presente tra l'altro che quell'area lì è un'area abbastanza povera, tutto sommato. Poi lì ci sono stati anche problemi un po' particolari perché il Presidente del Consiglio è di La Tisana e quindi insomma, visto si è superato, doveva andare in una certa direzione, sicuramente. Poi c'erano dei comuni che vanno, mi pare, alle elezioni e insomma, quei 25.000 li avrebbero impiccati a un certo punto, no? E quindi voglio dire, il politico, cioè, anche se è eroico, ma insomma non possiamo chiedere che venga proprio crocifisso, no? Il tema vero è che comunque è mancata l'informazione. E questo è grave, perché per un investimento importante tu devi comunicare questa cosa qui, ma questo vale anche per diverse politiche, insomma.
tutta la parte, io ho vissuta in prima persona degli impianti a biomasse, per esempio, quelli speculativi, non quelli aziendali, che viva Dio ce ne fossero, ma quelli speculativi, cioè che uno fa semplicemente perché, come dire, vende energia, e beh, quella roba lì è stata gestita in una maniera assolutamente, allo stesso modo, mettiamola così. Dice, l'ha detto l'Unione Europea, sì, l'ha detto l'Unione Europea, però si può fare in tanti modi, no? Fulvio, posso aggiungere solo una cosa alle cose che hai detto tu, che concordo. Addirittura qui si è fatto di più di non fare informazione, si è proprio mentito. Perché, lo dico io, quando nell'approssimarsi della campagna elettorale ultima scorsa per le regionali è scoppiato il problema acciaieria in Aussacorno, la risposta della regione sempre stata è: non c'è nessun progetto presentato dagli Eli e tanto più dalla media, cioè hanno negato l'esistenza della presentazione del progetto, e l'investimento che era già stato deliberato per quel che riguarda i lavori sui canali era stato sostenuto in tutte le serie che era a prescindere da questo investimento. Era un lavoro di risanamento ambientale perché comunque il canale andava. Si è passati nel giro di pochissime settimane, visto la reazione soprattutto dei comuni balneari, immagino io di Lignano, di Grave, Carlino, sì. Dal negare la presentazione del progetto a dire la regione dice no al progetto. E questo indigna, perché allora il progetto c'erano 2 anni di tempo, e credo che abbia fatto anche girare leggermente le scatole ai proponenti, perché in questi 2 anni credo che con Federica abbiano parlato più di qualche volta, e anche con Vini. Credo, immagino. Sì, sì, sì. No, ma io diciamo non ho approfondito troppo perché non volevo che voi pensaste che mi sta simpatico il nostro assessore al turismo. No, abbiamo capito. Se posso dire, aggiungere 2 robe, vi dico questo. A un certo punto la Danieli mi dice, e quindi voleva dire che eravamo già, come dire, in braghe di tela, dice: Mattioni, vieni e facci da consulente per l'acciaieria. Io gli ho detto: io vengo, vi faccio da consulente e vi chiedo il 10% ora dell'investimento da 2 miliardi e 4. Danieli mi ha detto no. Allora gli ho detto: beh, facciamolo gratis, che mi pare più simpatico, tanto io posso fare lo studioso. Ho detto: organizziamo sta roba, facciamo una cosa pubblica in cui l'università ci viene a raccontare gli studi, i comuni ci dicono come la pensano, non sotto, come dire, la sindrome d'abbandono di chi stava al governo in quel momento, perché voglio dire, nessun sindaco va, come dire, a farsi crocifiggere avendo, diciamo, il presidente della regione, anzi l'assessore al turismo, perché tutto sommato il presidente della regione è stato assente in questa cosa qui, sì. Assolutamente. Come su tutte le questioni delicate. Io devo dire che responsabilità ci stanno anche dalla parte della Danieli, perché io prima che venissi convocato leggevo sul giornale, non so se avete visto, c'erano 6 punti in cui dice l'acciaio green. Io ho pensato: ma questi lo tingono di verde, non so, di verdibilità, che ne so io. Quindi, diciamo, il problema era un'azienda che è abituata a ragionare da azienda, anzi, di una persona che in quell'azienda comanda e dice agli altri che cosa si fa. L'esperienza che ho avuto, insomma, ci siamo visti 10 volte, è quello che io ho visto, un'azienda senza nessun rapporto sociale, no? E questo si è visto. Nessuno si è sperticato per loro, anche se forse era il caso di farlo, no? Sindaci, sindacato, partiti politici, perché sicuramente è un'azienda abituata a, dice, posso, voglio, comando, insomma, no? Legittimamente, anche perché, voglio dire, è una delle 3 aziende che a livello mondiale si occupa di quella roba lì, quindi forse non ha. Però se tu vai a fare un impianto di questo tipo, che è importante per te, perché fai comunque un prodotto mostruosamente innovativo, e cavoli, devi spiegarlo, no? E non può essere soltanto una spiegazione
neanche ingegneristica, ma loro l'avrebbero data da ingegneri, ma spiega anche l'altro aspetto, no? Quindi diciamo gli errori lì sono stati fatti da tutti, però è chiaro che l'errore fondamentale io la vedo dal punto di vista del pubblico, perché a me diciamo di averla Danieli lì non mi interessa per Danieli, mi interessa come regione, no? Perché alla fine a me come regione cosa mi interessa? Lo sviluppo e la coesione, quello deve starmi a cuore, mica deve starmi a cuore. Poi che lo faccia Danieli o che lo faccia Pinco Palla, per me è indifferente il nome, no? E dopodiché è chiaro che comunque fare quell'impianto lì da noi per me voleva dire quello che ho detto prima, cioè la possibilità di far crescere quella filiera e di qualificare anche quella esistente, no? Quindi quello era importante, anche le persone, 1400 persone, insomma, in questi tempi, insomma, non è poco, no? Scusa, ma non è vero anche, il contrario, secondo me, cioè nel senso che abbiamo vissuto questi ultimi anni col tema, convissuto col tema dell'inquinamento. Noi qui avevamo una fabbrichetta ad Aviano che ha inquinato giù fino a Foggia, la roba di 40 anni fa, parli no? dell'Infa. Sì, trovano ancora Teilina adesso, 40 anni fa, 50 anni prossimi, probabilmente 200 anni, no? Tanto per dire. Dall'altro lato abbiamo gli aspetti del clima che sono sempre più, li abbiamo visti anche in questi giorni, sempre più impattanti, no? Quindi la gente fa uno più uno, giustamente, se non c'è una comunicazione efficace su quello che si andrà a costruire, dice no, perché non voglio essere comune, perché non voglio trovarmi con la tempesta che mi tira giù il tetto o il vento che mi ribalta la macchina e l'acqua è cara, insomma, no? O la trevina nel posto. Sì, sì, ma diciamo che la comunicazione sarebbe stata anche in questo caso assolutamente necessaria. Non c'è stata. Io francamente non so dire se questa cosa è stata fatta in malafede oppure meno. Da un certo punto nel tempo sicuramente sì, a ridosso delle elezioni, è chiaro che questa cosa, c'era sto impianto e dici adesso non c'è il progetto, dici, insomma, è un po' ridicola la nostra cosa. Però il problema vero è che tu hai avuto 2 anni e mezzo di tempo per fare delle iniziative. Io sarei andato in loco e avrei fatto un confronto. No. Dici ragazzi, qui gli studi li avrei fatti fare prima. Sì, negare la cosa peggiore. Perché sì. Negare fa alzare tutte le antenne possibili e fa pensare cose peggiori, anche sì, cioè quello è buttarla in politichese, non in politica, no? Per me la politica comunque è una cosa, deve essere una cosa razionale, no? Dove si fa un elenco delle possibilità, dei vantaggi e degli svantaggi. Ed è chiaro che sul tema, diciamo, dell'ambiente e un po' di tutte le attività, perché non pensate, insomma, anche nel terziario, per esempio, mi sembra che il terziario sia una roba paradisiaca, ma tanto di questo terziario, non so, pensate ai trasporti, alla logistica, insomma, ha un impatto, no? E quindi sì, questo va bene per qualsiasi tipo di attività che noi facciamo. L'agricoltura ce l'ha mostruoso, se pensate a tutte le schifezze fotovoltaiche, la medicina che ci avevamo messo dentro, come ricicliamo sta roba qui? Gli impianti a biomasse, come li ricicleremo quando finiscono loro attività? Io ne ho uno a 2 passi da casa mia, che adesso al 13° anno mi pare che era 15 anni, no? Che se ne farà di quella roba lì? Dopo che ha inquinato e che non ha risparmiato energia, perché per portare tutte le schifezze che tu ci butti dentro al digestore usi i trattori. I trattori non sono elettrici, funzionano pure a benzina, quindi alla fine il calcolo mi pare scarso. Chi ci ha guadagnato è stata una cosa assolutamente speculativa, no? Pensate che, voi lo sapete, sui 28 centesimi che gli danno il kilowattora, noi ce l'abbiamo messi noi con le nostre bollette. Dove sta la parte imprenditoriale di sta roba? Vabbè. Però siamo a tempo pur lunghi, ma la discussione è stata interessante e stimolante per tutti. Se magari qualcuno giusto un'ultimissima domanda di intervento da fare, altrimenti chiariamo chiuso un po' la discussione, che comunque mi pare ci è piaciuta un po' a tutti.
Beh, ringrazio tutti per la presenza, ringrazio chi ci ha seguito online. Carlo, ci fermiamo ancora un attimo, vedo che Fulvio ha qualche pacco che copia del suo primo libro, Carlo, che comunque poi si trova anche online se non vuole farlo. Sì, assolutamente. Sì. Volevo dirvi questo, se posso, scusa. Sì, per chi fosse interessato a seguire un po' i nostri sproloqui, progetti, articoli che insomma, scriviamo spesso sul Messaggero, sulla Vita Cattolica, anche oggi, quello però è solo di ordine, sì. Sulla povertà, cioè io affronto un po' di temi, c'è un sito che si chiama www.rilanciafriuli.it, guarda che è una fantasia spietata, e se volete andare a vedere digitale, leggere un po' gli articoli iniziativi che facciamo, molto volentieri. Grazie. Io sono qua perché avevo letto sulla stampa in questi giorni che c'era questo evento, no? Adesso se non ricordo male, c'era scritto che, o forse sarà nel prossimo incontro, che si sarebbe parlato anche di sette punti, sette iniziative per la montagna. Venerdì prossimo. Adesso... Stavo giusto a fare. Ah, ok. Assolutamente. Ragazzi, nuovamente a tutti, ringrazio i presenti, che ci seguito online, l'amministrazione di Budoia, che è sempre molto accogliente, Fulvio per la grande verba, anche su un argomento che purtroppo è la realtà, ma non ci dà una visione bellissima del futuro prossimo per la nostra regione. Vediamo l'appuntamento venerdì prossimo, sempre qui, sempre alla stessa ora, con il giornalista Giuseppe Aragogna. Li parleremo di storie, di rinascita della Montagna Fiorale, quindi anche di quei famosi sette punti di cui ci chiedevano al pubblico un attimo fa. Vi ricordo dei libri di Fulvio Mattioni, ce ne sono alcune copie qua, li puoi trovare anche sui principali store digitali. Ovviamente, buona serata e grazie della presenza. Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie.